straccia tutti i record di vendite il dipinto Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci, battuto all'asta da Christie's a New York a 450 milioni di dollari. L'acquirente resta ignoto. Finora il primato era dei 300 milioni di dollari pagati per Interchange di Willem de Kooning, passato di mano nel settembre 2015. Questo Salvatore Mundi è l'unica opera di Leonardo pervenuta da mani private. Era stato comprato dal miliardario russo Dmitri Ribolovlev nel 2013 per 127 milioni di dollari. Con quest'asta di un'opera che rappresenta un Cristo ieratico ed etereo, i vecchi maestri si riprendono la piazza guidando il mercato dell'arte immortale.